Tanti anni che non vinciamo a Salerno, penso che sia giunta l'occasione per sfatare questo tabù. E speriamo che ci prendiamo la rivincita dell'andata, lo spero proprio, pure 1-0 al 90esimo va bene. Protagonista chi potrà essere domani? Ma protagonista un difensore. La Verona al 93esimo. Ardemagni. Mi auguro Ardemagni che lo merita perché è un periodo che sta un po' giù e forse il gol, con il gol si ripiglia un pochettino. Brucia ancora il ricordo della partita d'andata. Quella partita non si è mai giocata. È meglio non parlarne, è stato bruttissimo, è stata una cosa, perché poi il derby lo sappiamo tutti, si aspetta quella partita ogni anno e perdere una partita del genere in quel modo poi brucia e brucia ancora. Pronostico secco? Vinciamo 3-1. Io sarei contento anche con un pareggio, però se ci viene la vittoria è meglio. Un pareggio, penso io. Un pareggio andrebbe bene per tutti e due. 1-1. 2. Vince l'Avellino, è normale. Speriamo che vinca il pubblico, che fili tutto liscio e che sia una bella partita, che sia una festa dello sport, perché credo che adesso passi tutto in secondo piano. Dopo quanto accaduto domenica scorsa, credo che questo debba aiutarci un po' a farci riflettere e i gesti che abbiamo assistito questa settimana fanno capire che questo è uno sport e bisogna viverlo come una festa e onorare al meglio i propri colori.